Buongiorno amici da Dubai, Alessandro Ventura, ancora una volta mi trovo negli uffici di Emerald Dubai Creek Harbour. Facciamo un piccolo riassunto di quello che è il Creek Harbour oggi, che è praticamente una città nuova nel cuore di Dubai. Allora, tutto questo isolotto che è stato già fatto e che la gente ci abita, scopiazza un po' Manhattan. Adesso sono in fase di consegna queste due torri, tutte sold out, l'address, quindi sono due situazioni molto molto prestigiose e alla sera adesso hanno acceso le luci, si illuminano, è veramente spettacolare. E qua è stato creato un parco al centro dell'isolotto, molto bello. Recentemente sono state lanciate delle torri waterfront qui che sono andate vendute subito perché adesso c'è veramente una domanda molto molto forte. Poi Emar sta creando questo canale artificiale, dove qui dietro sono stati venduti tutti questi edifici bassi con spiaggia artificiale. Ci arriverà anche la metro, come vedete nel modellino è prevista la metro, ma la cosa più importante è questa. Questa ormai la conoscete tutti, questa è la famosa Creek Tower di Calatrava, chiamata anche The Tower. Voi potete andare su Google Map, scrivere Dubai Creek, e vedete le fondamenta gigantesche che sono state fatte circa 3-4 anni fa di questa torre imponente. Qual è la situazione adesso della Creek Tower di Calatrava, The Tower, che è l'attrazione maggiore di quest'area? Tante cose si sono dette, tanti video anche sono stati fatti. La costruzione della torre è stata fermata alle fondamenta prima che arrivasse il Covid. Quali sono le motivazioni e cosa ci aspettiamo adesso? Ne sono state dette tante, tra cui il fatto che ci fossero dei problemi finanziari da parte di Emar che posso tranquillamente escludere. Due sono le cose che secondo me hanno più fondamento. Prima cosa che questa torre è progettata per essere almeno 1 chilometro di altezza, quindi una cifra importante. Ricordiamo che il Burj Khalifa sono 828 metri. Questa torre sarà una torre non residenziale, ma sostanzialmente una specie di mega antenna, dove ci saranno poi dei giochi di luci, ci saranno un paio di ristoranti, ci sarà un mega osservatorio, però quindi non residenziale e non hotel, quindi abbastanza facile da costruire, però essendo un'altezza elevata, secondo me forse il design potrebbe essere rivisto. Queste sono le voci che mi sono giunte. Seconda voce è che contemporaneamente 3 anni fa era stata lanciata la Kingdom Tower a Jeddah, quindi come torre più alta al mondo. Essendoci una competizione tra Dubai e i Saudi Arabia, sapete che qui spesso si gioca a chi ce l'ha più lungo, ecco che prima di progettare, prima di costruire la torre, volevano essere certi di cosa facesse Saudi Arabia, che a loro volta hanno stoppato il progetto. Quindi questa potrebbe essere una motivazione più che plausibile. Però attenzione, voci di corridoio ci sono dei movimenti, quindi ci potrebbero essere delle news nei prossimi mesi riguardo proprio a The Tower. Attenzione che quando arriveranno notizie che c'è qualcosa in ballo, che si sta rimettendo in moto sulla Creek Tower, potrebbe essere già tardi per investire al Dubai Creek Harbour, perché sono tutti lì in attesa e i prezzi qua da un giorno all'altro possono schizzare all'insù. Attenzione, seguitemi, vi faccio vedere adesso cosa stiamo proponendo al Dubai Creek Harbour. Allora, recentemente abbiamo lanciato questi building bassi che si affacciano esattamente sul mare, vista meravigliosa, molto molto interessante. Vediamo la città, quindi il Burj Khalifa in lontananza, e questa è la laguna di Ras Al Khor, che è un parco naturale dove poi non è possibile costruire e che offre veramente una vista, ma una sensazione di pace e tranquillità che sembra quasi di non essere neanche a Dubai. Per qualsiasi informazione riguardante i progetti top dei costruttori top a Dubai, contattatemi, vi farò entrare dalla porta principale senza spese di consulenza, senza spese di commissione. Alessandro Ventura, Dubai.